È veramente sottile la soglia tra bullismo e pettegolezzo, secondo me. Nel momento in cui un pettegolezzo ti fa cambiare idea su una persona, può anche mettere in difficoltà una persona. Esatto, cioè, in quel momento lì allora è un problema. Cioè, a me è capitato tantissime volte, io ho fatto le medie in una scuola privata, e quando c'era questo divario, che sembra assurdo ma esiste, di magari bambini, cioè ragazzini che non si potevano permettere determinate cose, c'era proprio il tisolo perché tu questa cosa non puoi permettertela. E per me è bruttissimo. E questo, secondo me, è il grado di bullismo più alto che si è raggiunto adesso. Perché magari una volta il bullo era fisico, cioè tipo ti rubo una merenda, ti tiro un pugno. Adesso invece è molto più subdolo. Sì, da piccolo, tipo alle medie, anche un po' all'inizio delle superiori, sono stato bullizzato perché andavo bene a scuola. Che per me è una delle cose più fuori dal mondo che possono esistere. Però allo stesso tempo, secondo me, queste cose bisogna lasciarsele scivolare. Fare il commentino l'abbiamo fatto tutti. Secondo me diventa il fenomeno del bullismo quando si è una cosa ciclica, cioè che ricevi critiche o dalla stessa persona sempre, però comunque è un di più, è un qualcosa che va oltre, un qualcosa che succede con una certa frequenza. Però il bullismo, secondo me, si definisce così perché ha proprio questo scopo, cioè è intenzionale. Tu sei bullo quando il tuo scopo è mettere in persona o comunque farla stare male. Secondo me, se manca questo scopo, tu non sei un bullo. Tu gli fai una critica, secondo te tu non lo stai bullizzando, ma in realtà lui ci sta male, quindi lo stai bullizzando lo stesso. Se anche riapriamo, cos'è cambiato rispetto a quando abbiamo chiuso ad ottobre? L'IKEA è aperta, le scuole sono chiuse. A me questo un po' mi fa pensare. Stanno succedendo cose che mancano di rispetto ai ragazzi e ai docenti. Poca chiarezza, notizie date a distanza di 2 giorni, non sappiamo neanche più come programmare, come se la scuola non avesse una programmazione didattica. Il 5 mi dicono il 7 non rientri, poi il 7 mi dicono no, non rientri neanche l'11, però poi c'è il ricorso, allora forse rientri il 15, no, non rientri il 15, rientri il 18, poi diventi zona rossa. Cioè, la scuola è una cosa seria per chi ci lavora e per chi ci studia. Per quanto riguarda i ragazzi, sono in affanno, sono in sofferenza. Poi c'è chi è più strutturato e più forte, riesce a reagire, comunque si barcamena abbastanza bene. I più fragili ovviamente sono abbandonati a loro stessi. Siamo Radio Immaginaria. Dopo la Blackout Challenge che ha causato la morte di una ragazzina, abbiamo chiesto ai nostri coetanei se sarebbero d'accordo a vietare i social ai minori di 14 anni. Sentite qui. È giusto perché rispetto a prima adesso si corre un po' più un rischio. Sono diventate una cosa per ragazzi grandi. Io credo che dovrebbe essere controllato dai propri genitori. La sentenza del garante per noi è molto importante. Il problema non è bloccare i social, ma educare i ragazzi a vivere meglio i social. Sono contro perché penso siano importanti per comunicare, soprattutto di questi tempi. Sono d'accordo perché se in passato accettavo la richiesta di tutti senza sapere effettivamente chi fossero, solo per avere qualche follower in più. I minori di 14 anni secondo me non dovrebbero esserci su questa piattaforma, perché prima erano più tutelati i contenuti che venivano portati su questo social, adesso invece sono contenuti di tutti i generi. Sono d'accordo, anch'io di nascosto controllo il telefono di mio fratello e i social di mio fratello. In questi giorni sta spopolando la Planking Challenge a Gallipoli, cioè buttarsi contro le auto in corsa. Abbiamo chiesto l'opinione di 2 ragazzi che abitano lì. È una challenge che mi fa molta paura, ma la cosa che mi fa ancora più paura è sapere che siano dei ragazzini di 10-12 anni a farla. Purtroppo sì, ho sentito parlare di questa challenge. Sicuramente è anche il periodo a influire molto, a diminuzione di stimoli e di socialità. Da un sondaggio che abbiamo fatto è venuto fuori che il 60% degli adolescenti è d'accordo a vietare i social ai minori di 14 anni. Per Radio Immaginaria è tutto, alla prossima, ciao!